Ciao, sono Venezia da Costa, benvenuto o benvenuta a questo corso di massaggio. Questo massaggio è praticamente la sintesi di tutti i massaggi che io ho imparato nella mia carriera. Onestamente ci sono due massaggi che sono madre e padre, direi così, delle tecniche che io poi alla fine ho sviluppato. Il primo è l'Ayurveda metodo Kusumodak e l'altro è il Shiatsu classico, entrambi fatti per terra, ok? Perché io ho imparato a massaggiare per terra e poi con l'esigenza ho fatto appunto questo protocollo per il lettino. Questo corso avrai sia la versione lettino che anche la versione per terra, ok? Perché così chi vuole fare a casa, che non ha un lettino, può fare tranquillamente per terra. Anzi, io per diversi anni ho massaggiato sempre per terra. Sono nata massaggiando per terra. Dopo, ovviamente, andando a lavorare alle grosse spa, no? Alle spa di lusso, normalmente si lavora sui lettini nei miei anni, ok? Perché parlo ultimi anni 90, primi 2000 che ho iniziato a lavorare appunto con i massaggi. L'intento di questo corso è insegnare la cosa base del massaggio che io dico che è l'amore, ok? Il tocco. Il massaggiare, anche un bambino sa massaggiare. Quando vuoi confortare qualcuno, cosa fai? Ti tiri una pacca sulla spalla e fai così. È una forma di massaggio. Quindi il massaggio è una cosa semplice da fare. Alcune persone hanno voluto fare di questo una disciplina complicata, però in realtà non è così. Perciò non sto qua a dare terminologie, muscoli, questo, quest'altro, anche perché la maniera in cui insegno a massaggiare questo massaggio sono delle manovre semplicissime, allo stesso tempo molto 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 efficaci, ok? Quindi stai tranquillo che alla fine di questo corso imparerai. Le cose molto importanti invece da tenere in mente sono: una, l'ambiente deve essere un ambiente tranquillo, pulito, senza troppi oggetti, ok? Se sei un estetista ti consiglio di non lasciare 800.000 cose dentro la tua cabina, lascia più semplice possibile, pochissimi oggetti possibili, ok? Solo il necessario, perché non devono esserci troppa confusione, okay? Troppa energia, ambiente sporco anche visibilmente. Il lettino o il materassino per terra deve essere molto comodo, okay? Rigido abbastanza per fare il massaggio, però non duro del tutto, di modo che la persona stia scomoda. L'altra cosa molto importante, la temperatura dell'ambiente. Io adoro i materassini caldi perché anche durante l'estate la persona quando si rilassa tende a sentire freddo. Perciò è molto importante la temperatura, avere quel vello di calduccio dove ci si sdraia. È molto importante, è molto confortante. L'altra cosa anche molto importante, coprire sempre la persona che stai facendo il massaggio, perché il massaggio è anche, come ho detto prima, una forma d'amore, anche di deve sentirsi sicura la persona per rilassarsi. Quindi quando la copri con un asciugamano morbido, no? Lavato bene, magari profumato, no? Quell'asciugamano asciugato fuori, tutto duro, che ti gratta la pelle. Mi raccomando, ci sono tutte queste piccole cose che ti fa fare il massaggio perfetto,
quindi un asciugamano. Io preferisco l'asciugamano al semplice lenzuolo perché ti dà quella grammatura di peso in più sulla pelle che ti fa sentire comodo, che ti fa sentire abbracciato come. E quindi un asciugamano grande che ti va a coprire il corpo di tutto il corpo del cliente, dalle spalle fino ai piedi, che appunto andiamo a scoprire solo le parti dove si massaggia. Ok, questo dà una sensazione di protezione alla persona. L'altra cosa molto importante che io è quasi una lite tra me e le estetiste, che di solito vogliono tenere le unghie lunghe. Io dico che è un controsenso, perché quando massaggi devi entrare in contatto con la persona che è sotto di te, con l'amore, non devi avere cura se le tue unghie sono troppo lunghe e le stai sfilzando, che dalle volte la peggior cosa è che la persona non si accorge neanche, fa sto massaggio tutto grattato e basta un filo di unghia, anche un filo di pelle secca per rovinare un massaggio che potrebbe essere stato meraviglioso. Quindi molta attenzione, chi vuole fare il massaggio, le unghie non devono esserci, proprio zero, tagliate a zero, limate molto bene, e anche gli angolini secchi, se si formano, nel caso mio si formano tantissimo perché lavo tantissimo le mani, quindi si secca la pelle, fanno questi angolini secchi. Mi raccomando, toccate, fate questo, perché io giro il mondo e là dove posso mi faccio fare un massaggio e io guardo tutte queste cose. Quando c'è uno che mi sta facendo un massaggio profondo, perché a me piacciono i massaggi profondi, e sento questo qualcosa che gratta veramente, rovina tutto il massaggio. Quindi mi raccomando, unghie cortissime, limatissime, molto bene. L'altra cosa molto importante, l'olio da usare, mi raccomando, oli di buona qualità. Se devi fare investimento, olio di buona qualità e almeno un olio essenziale di qualità, ok? Gli oli di qualità costano, ok? Non è inutile andare a prendere l'olietto da 5 euro, l'olio essenziale sicuramente sarà diluito o non è quello che dovrebbe essere. Anche l'olio, il veicolo, io da tantissimi anni che lavoro solo con l'olio di uva, semi di uva, perché non lascia odore sui vestiti, ok? Perché magari il cliente dopo si riveste, e io un'altra cosa che guardo abbastanza è magari vado a farmi un massaggio, mi metto un abito e non mi faccio la doccia perché mi piace tenere l'olio addosso dopo il massaggio, però dopo i miei vestiti sanno da un odore sgradevole, da olio invecchiato tipo, no? Perciò l'olio di semi di uva è molto buono e non lascia quell'odore lì. E tornando sempre all'olio essenziale, io uso una goccia per piede piuttosto di miscelare, ok? Perché così la prossima persona che arriva per fare il massaggio, non so se l'olio essenziale è adatto, quindi non miscello prima, ecco, non miscello quasi mai, anche perché per non fare spreco, ok? Allora, io di solito uso una oliera per riscaldare l'olio, non con la fiamma direttamente, ok? Prendo una robetta così, questo è dell'IKEA, costerà 2 euro, e metto la candelina qua e metto qua in mezzo, non sopra la fiamma direttamente, leggermente spostata dalla fiamma, di modo che non vada a cucinare l'olio, ok? Che l'olio rimanga sempre con le sue proprietà. Le altre due cose che devi avere per fare un massaggio sono due lavette così, che andiamo ad arrotolare
o le bagni sull'acqua calda calda calda, oppure usi un fornetto che riscalda nel momento che ti serve, li prendi belle calde, è una bellissima sensazione, li appoggi entrambi sulla suola dei piedi e vai a massaggiare. Questo per due ragioni: una, perché è una coccola ed è bellissimo, e due, perché vai anche a igienizzare, a pulire i piedi, ok, di una maniera molto carina, perché magari la persona non si è lavata i piedi o non si è fatta la doccia prima, e così sai che vai a toccare dei piedi puliti. Io li strofino bene anche tra le dita, pulisco i piedi, e subito dopo vado a mettere appunto le mie goccine di olio essenziale, ok? Come dicevo prima, piuttosto di mischiare lì all'olio veicolo che vado a lavorare sul corpo, uso direttamente sulla suola dei piedi, che va direttamente sulla corrente sanguigna e fa l'effetto che devi fare, no? Perché gli oli essenziali è un capitolo a parte, che io dico sempre, perché già loro di per sé fanno il loro lavoro, ed è un grosso lavoro, un lavoro meraviglioso. Per questo dico, usa solo olio di qualità, ok? Poi, se te la senti, se hai anche conoscenze, magari una goccina, che ne so, magari sul plesso solare piuttosto che sulla gola, che mi piace fare questo lavoro qua, sia sulla gola che sul plesso solare, metto una goccina così sempre sulla mano e spalmo così, senza mai miscelare con l'olio base da massaggio. E questo è quanto. Perciò partiamo, andiamo a vedere questo massaggio, spero che ti piaccia, e più avanti mettiamo altri elementi che ti servirà abbastanza. Però io ti invito più che altro a, cioè, il massaggio si fa col cuore e fa tutta la differenza, si mette il cuore nel massaggio, ok? Amore. Questo purtroppo non posso insegnare, però se tu stai iniziando un percorso o se fai già massaggio, cerca di usare anche il cuore quando massaggi, vedrai che fa tutta la differenza.